signori, buon pomeriggio dallo stadio Santa Monica di Misano Adriatico. L'operatore numero a 350 km di distanza per nazionali bianconeri che devono fare a meno di Zaniolo. Misano, intanto c'è subito una palla buona per Costa contro il portiere, c'è una in profondità per il giovanissimo Costa, colpo di testa all'indietro per il portiere che è Pacella. Sanchez, altro giocatore di nazionalità argentina, palla per Pacella, quindi l'autore del gol, ancora per Pacella che calcia lungo, colpo di Arrigoni, la chiusura di Sanchez, palla all'indietro per il portiere Pacenti, la palla è per Costa che tocca corto per De Gori, quindi ancora Costa, la palla che viene toccata dal numero 5, dietro servito Costa che va ancora a servire all'indietro per Pacella. Fanno giocare molto il loro portiere, i giocatori di Filippucci. Pacella servito nuovamente da Costa, allarga sulla sinistra per un soffio al secondo minuto, palla lunga, Pacella, lancio lungo, Tiritiello in avanti per Costa mette in mezzo, ma la palla è ottimo per quello che riguarda gli spalti. La Massese sta praticamente giocando in casa. Bloccato Lorenzo Costa all'indietro per Pacella. Palla allargata per Sanchez che di prima la ritorna al portiere locale. Lorenzo Costa attaccato da De Gori per Angelotti. De Gori. Parte Angelotti, viene servito da De Gori. Angelotti tenta il cross, la palla è lunga e sbaglia l'uscita Pacella, c'è il calcio d'angolo. Pacella dall'area piccola. Lancio dato male di sinistro, ma la Massese sta tenendo molto bene il campo. Adesso l'arbitro se la prende con il giocatore numero 4 della Misano. Ha commesso fallo sempre De Gori, che scarica all'indietro per Arrigoni che mette in mezzo Jonathan Vita. Pacella, lancio lunghissimo aiutato anche dal batte corto De Gori per Bartolomei che mette in mezzo Pacella che tocca con una mano e allarga la traiettoria del motociclistico famoso in tutto il mondo. De Gori parte il suo destro interno ma è troppo centrale. 34esimo. Pacella, colpo di testa di Biagini, Sanchez scivola e non riesce a rubargli palla Federico Costa. Pacella che va al rilancio lungo di Federico Costa, sul bel passaggio ancora Arrigoni che tenta di servire centralmente per Angelotti, l'uscita di Pacella che blocca e rilancio Costa all'indietro per Pacella. Ancora Lorenzo Costa, di prima intenzione per Zaniolo che è finito in fuorigioco. Intanto si sta... Zaniolo che va a sfiorare, va De Gori, ma il primo ad arrivare sul pallone è Pacella che raccoglie con le mani e poi al suo di secondo tempo strepitoso Andreoni. Da quando è subentrato Arrigoni a spazio, Arrigoni di destra va il tiro e la palla va in pressing Andreoni si ferma, lo scambio tra Costa, Pacella, Vita, fuori gioco di Zaniolo.
Pacella, lancia lungo, 34esimo di Torres, sempre su calcio di rigore.